Massimo Carminati, io lo conosco appunto all'Eur, lo conosco fra i tanti amici, fra i tanti camerati che appunto ho conosciuto a Roma tramite Peppe Dimitri, e conosco lui come tanti altri, insomma. Lui gravitava nella zona dell'Eur Marconi e la conoscenza chiaramente si perfeziona poi nel momento in cui noi su Roma diamo vita a tutta quella serie di azioni che appunto furono portate a termine dal nucleo economico che appunto imposi ad Avanguardia Nazionale. E si crea subito un feeling, che ne so, come spiegare queste cose? È quello stesso feeling che si crea immediatamente con Peppe Dimitri, con Riccardo Minetti, con altri romani di cui non faccio il nome, con il Fulvio Cellini che conobbi successivamente, insomma. Che ne so, sono quelle cose magiche, sono quelle cose che accadevano all'epoca, ma penso che accadano anche tutt'oggi, anche se rapportate un attimino i fatti allora, a quel periodo, ai vissuti da allora, è chiaro che ti cementano, insomma. È quella cosa che ancora oggi mi porta a litigare con mia moglie, che dice: ah, cioè voi non siete normali, perché appunto non può essere che ci sia questo legame così stretto. E appunto io a mia moglie amo ripetere, sono decenni che lo faccio, quando tu con una persona condividi gioie, dolori, sangue e morte, diventi un tutt'uno. Ecco, io con alcune di queste persone mi sono sentito immediatamente di poter condividere tutto, e Massimo è stato uno di questi. Quello con cui invece non mi sono sentito di condividere subito è sicuramente stato Valerio Fioravanti. Valerio Fioravanti è una persona che appunto io ho sempre tenuto un po' a distanza. Cioè, l'ho frequentato, ma l'ho frequentato appunto con circospezione, insomma, e l'ho frequentato perché appunto me lo sono ritrovato fra i piedi, insomma. Un'altra persona con cui appunto ho subito sentito questo affiatamento è stato Alessandro Librandi. Ecco, io amo dire, per significare l'entità del sentimento, che quando appunto una persona per me significa tanto, ecco, io amo dire che per una persona appunto che per me significa tanto, io sono pronto anche ad uccidere, perché tutti quanti sono pronti a morire. Per esempio, che un padre, una madre, un fratello, un figlio sia pronto a morire per il proprio caro, quella è una cosa umana. Penso che invece essere pronto ad uccidere dia più spessore al sentimento. Thank you.